Benvenuti, benvenuti a tutti a questo webinar. Io mi chiamo Marco Annoni e oggi parleremo di precursori biologici e identità, alcune questioni bioetiche sull'inizio della vita individuale. Io mi presento, sono un ricercatore in etica biomedica e bioetica al Consiglio Nazionale delle Ricerche e sono il coordinatore del comitato etico di Fondazione Umberto Veronesi, per la quale dirigo anche la rivista The Future of Science and Ethics, che è una rivista gratuita dedicata proprio ai temi che si situano all'interfaccia tra scienza ed etica. Oggi parleremo, come avete già visto nel titolo, di un tema forse un po' particolare, forse un po' diverso da quelli che vengono proposti in altri webinar, ma che io mi auguro sarà molto interessante per tutti. È un tema che da una parte tiene insieme una parte di filosofia, non vorrei spaventare nessuno, cercherò di essere il più semplice possibile e di far sì che tutto quello che tratteremo in questa ora, in realtà un po' di meno, il tempo in cui dovremo spendere assieme, possa essere compreso da tutti. E poi tratta anche di quelle che sono le frontiere della scienza. Quando si parla di bioetica, quando si parla di etica biomedica, infatti si parla di questa area relativamente recente nel corso della storia, grosso modo nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che si interroga proprio su quali sono le condotte che dovremmo adottare a fronte del progresso tecnologico, il progresso scientifico. Oggi vedremo alcune questioni, ma in realtà quello che mi interessa davvero discutere con voi oggi è un concetto importante che credo potrete usare anche in classe per discutere con i vostri alunni di questioni che ormai sono sempre di più sulle pagine di tutti i giornali. Mi riferisco proprio alle questioni che riguardano il progresso tecnico-scientifico e grandi domande morali. Sapete che si parla molto in questi ultimi mesi, per esempio, dei diritti alla fine della vita, oppure si parla molto di altre questioni che hanno a che fare con le nuove tecniche che consentono di modificare il genoma di tutti gli esseri viventi. Ecco, per trattare questo genere di questioni, io credo non solo bisogna avere uno spirito aperto, ma bisogna anche avere alcuni strumenti per riuscire a discutere in una maniera ordinata che sia veramente produttiva. E quello che vorrei farvi vedere oggi è come alcune teorie filosofiche che ci sono nella storia della filosofia possono esserci davvero utili per affrontare alcuni dei problemi che riguardano la bioetica di oggi, quindi le decisioni mediche. Volevo cominciare con voi con questa celebre frase, con questa celebre citazione, che appunto è "Conosci te stesso". E questa io credo sia una citazione molto importante, un concetto molto importante per quello che vedremo oggi. Perché oggi la questione centrale che cercheremo di sviscerare è proprio quella delle teorie dell'identità. Una bella domanda che possiamo farci mentre seguiamo questo webinar è cercare di rispondere ognuno a questa domanda. E cioè, che cosa sono io, come mi definisco, o chi sono io? E nel corso di questo webinar vedremo come ci sono diverse risposte che si possono dare naturalmente a una domanda così profonda e così di significato, e come la filosofia ci viene incontro suggerendoci alcune teorie che poi sembrano essere più o meno buone per rispondere a questo tipo di domande e per venire incontro a quelli che sono i problemi che magari dobbiamo affrontare nella nostra vita, problemi che riguardano molto spesso appunto il concetto di identità. Non c'è bisogno di dire che, insomma, i filosofi si sono interrogati da sempre rispetto appunto alle questioni che riguardano l'identità, domande come, ho detto prima, dove sono io, chi sono io, ma soprattutto quando inizio. Quando finisco, hanno ricevuto molteplici risposte nel corso della storia. Però questo tipo di domande hanno anche un'importanza per quelle che sono questioni apparentemente più pratiche e mondane, per esempio quella della responsabilità morale. Come vedremo durante questo webinar, il concetto di identità e il concetto di responsabilità morale, e cioè il concetto in base al quale si può attribuire a qualcuno la colpa o il merito di qualcosa, sono strettamente interrelati. Due cose prima di iniziare la vera e propria presentazione. La prima è che appunto oggi tratteremo queste questioni che riguardano il concetto e le teorie dell'identità, soprattutto per quanto riguarda l'etica biomedica, con il problema dei precursori biologici e dell'inizio della vita individuale. Avremo anche modo, se poi
vi interesserà di approfondire altre questioni che hanno la stessa struttura verso la fine di questo webinar nello spazio dedicato alle domande. La seconda cosa è che cercheremo di trattare soprattutto queste teorie per quanto riguarda appunto il concetto di identità rispetto a noi stessi, quindi agli esseri umani. Tralasceremo quindi altre questioni molto interessanti dal punto di vista biologico, scientifico e anche filosofico che riguardano per esempio l'identità degli animali, che cosa vuol dire essere un animale o essere altri tipi di organismi o di entità. Quello che faremo sarà grosso modo diviso in tre parti. Solo la prima parte, ve lo dico subito, è leggermente più filosofica delle altre, perché riguarda due domande fondamentali sul concetto di identità. E in questa prima parte cercheremo di chiarire i termini della questione, cioè in quali termini dobbiamo parlare delle teorie e dei criteri di identità. Nella seconda parte, dedicata più alle filosofie dell'identità, vedremo poi tre alternative, che sono tre famiglie di teorie che sono state elaborate nel corso della storia del pensiero per cercare appunto di rispondere alle domande cui facevo cenno prima, cioè sostanzialmente che cosa siamo o chi siamo noi. E infine applicheremo queste teorie a alcuni problemi in realtà molto concreti che riguardano decisioni nel campo della bioetica oppure delle decisioni mediche e cercheremo di capire qual è la relazione tra le teorie che possiamo avere dell'identità e le decisioni morali che dobbiamo prendere in relazione a questo tipo di teorie. Quindi direi di partire subito appunto con le due domande per cercare di precisare un po' i termini della questione. Quando si trattano le teorie o il problema dell'identità in filosofia, naturalmente ci sono tantissime sfaccettature che si possono coprire, però se si va a vedere la letteratura ci sono due domande che emergono in maniera consistente. La prima è la cosiddetta questione ontologica. La questione ontologica è un termine che magari non tutti conoscono, ma è semplicemente una questione che si riferisce a ciò che è, ciò che esiste. La domanda in sostanza è quella che vedete sullo schermo. E cioè, quali proprietà rendono questa cosa distinta da tutte le altre? La domanda ontologica, se applicata all'identità nostra, semplicemente si traduce nei termini di isolare quell'insieme di proprietà che ci definiscono per quello che siamo. Per esempio, se pensiamo che di essere sostanzialmente delle persone, allora la domanda ontologica riguarda quali sono i criteri, quali sono le caratteristiche che definiscono che cos'è una persona e che distinguono una persona da tutto il resto, da una sedia, da un tavolo, piuttosto che da altri esseri viventi. La seconda è una questione forse più complessa, che però va veramente al cuore di quello che è il problema dell'identità nel suo rapporto anche con le questioni della bioetica, ed è la questione della cosiddetta identità nel tempo. Voi sapete, anche i filosofi greci lo sapevano molto bene, che tutto si trasforma. E quindi che le cose cambiano nel corso del tempo. Ecco, la domanda che riguarda la questione dell'identità nel tempo chiede esattamente che cosa è necessario affinché qualcosa rimanga se stessa durante il tempo, nel corso del tempo. Basta fare un esempio molto semplice, che è quello della nostra vita. Noi tutti cresciamo, prima siamo dei bambini e poi prima ci sono i nostri precursori biologici, come vedremo più tardi. Poi naturalmente abbiamo la fase della vita adulta e infine invecchiamo. Chiaramente noi ci trasformiamo in continuazione lungo questo processo, eppure sappiamo, o perlomeno sentiamo, o perlomeno crediamo, di rimanere noi, di essere sempre noi. Quindi qui c'è un classico problema filosofico di definire che cosa vuol dire per un'entità del genere rimanere se stessa, malgrado tutte queste trasformazioni assolutamente drammatiche. Oggi la biologia, per esempio, ci dice che non c'è una singola cellula che rimane perfettamente identica e quindi siamo di fatto completamente persone nuove in un certo senso, ma dall'altro lato sentiamo di essere noi. Ecco, questa è una tipica questione che tiene insieme i due lati. Da un lato le teorie dell'identità che rispondono alla domanda che cosa siamo e dall'altro poi una serie di altre questioni che riguardano il trasformarsi nel tempo e le domande, della bioetica. Per esempio, quando finisce la nostra vita o quando inizia la vita individuale. C'è poi un'altra distinzione importante che vorrei introdurre e poi abbiamo finito le distinzioni concettuali preliminari, che è quella tra l'identità qualitativa e la cosiddetta identità numerica. Forse con un esempio le cose appariranno subito più chiare.
Immaginiamo di poter duplicare un oggetto in maniera perfetta, per esempio un vaso, e così di avere un vaso A e un vaso B. I vasi sono esattamente identici, perché questa è l'ipotesi del nostro esempio. E poi supponiamo di distruggere il secondo vaso. Ecco, in questo senso si vede bene che benché due cose possono essere identiche per quanto riguarda le loro qualità, non sono la stessa cosa. Infatti, prima avevamo due vasi e dopo ne abbiamo solo uno. La identità dei due vasi è il concetto che i filosofi tecnicamente chiamano identità qualitativa, perché hanno le stesse qualità. Mentre l'identità numerica è quella che riguarda più le questioni che abbiamo visto già adesso della trasformazione del tempo. Vuol dire rimanere la stessa cosa nel corso di alcune trasformazioni. La maggior parte delle questioni che riguardano la bioetica e le questioni dell'identità riguardano questioni di identità numerica e la questione della trasformazione del tempo. Il tema di oggi sono i precursori biologici perché rappresentano appunto una questione classica. In due parole, e lo vedremo dopo, la domanda è: ma se noi attribuiamo valore morale a un'entità, per esempio una persona, perché non dovremmo attribuire lo stesso valore morale ai suoi precursori, per esempio gli embrioni, oppure a quello che c'è dopo, per esempio il suo corpo, una volta che crediamo che questa persona sia morta? Che cosa cambia in questi passaggi? E rimane la stessa cosa oppure qualcosa di diverso? E come dovremmo comportarci a seconda delle risposte che diamo a queste domande? Per venire incontro a tutti questi dubbi, vi anticipavo prima, ci sono tre grandi famiglie di teorie nella storia del pensiero. Naturalmente la filosofia oggi è estremamente tecnica come area di indagine e di produzione intellettuale e ci sono tantissime altre teorie che oggi noi non vedremo di fatto, per cui ci concentreremo semplicemente su queste che sono le tre teorie principali. La prima è la cosiddetta teoria o criterio psicologico dell'identità. E secondo questa teoria, che è molto intuitiva, la nostra identità consiste nell'avere alcune proprietà mentali o psicologiche. L'intuizione, e qui introduciamo uno dei meccanismi classici della riflessione odierna in filosofia della mente, cioè l'esperimento mentale, è quello di spiegare questo criterio con un riferimento appunto a un esperimento mentale, a una breve storiella. Immaginiamo di avere, la possibilità di trasferire il cervello di una persona da un corpo all'altro. Chi sostiene la teoria psicologica dell'identità sostiene, o almeno è portato a credere, che se questa operazione, naturalmente fantascientifica al giorno d'oggi, fosse possibile, la persona che si risveglia con il cervello trapiantato, o meglio, che l'identità segue il trapianto del cervello, sostanzialmente, quindi l'insieme delle proprietà mentali. Per cui, se mettiamo il cervello A nel corpo B, secondo questa teoria, l'identità della persona A segue questo cervello e poi si troverà nel corpo B. Naturalmente, nell'affrontare questo tipo di esempi, bisogna ricordare che appunto sono esperimenti mentali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono storielle con le quali noi cerchiamo di individuare i limiti delle nostre intuizioni e delle nostre teorie. Alcune storielle sono naturalmente fantascientifiche e soprattutto per quanto riguarda la filosofia della mente, le teorie dell'identità, ci sono moltissime storielle che sembrano veramente di fantascienza. Questo non vuol dire che non siano utili, proprio perché servono a far vedere quali sono i limiti delle diverse teorie. Secondo la teoria psicologica dell'identità, quindi noi persistiamo finché persiste un insieme rilevante di proprietà mentali. Ci sono diverse declinazioni di questa teoria, ma una molto famosa è quella che è stata elaborata dal filosofo John Locke, secondo cui il criterio dell'identità consiste nella capacità di connettere passato e presente attraverso la memoria. Che cosa vuol dire? Beh, basta pensare a questa teoria nella nostra vita comune per rendersi conto del suo significato. Noi attribuiamo molto spesso la responsabilità morale per dire tu hai compiuto quell'atto solo in base al fatto che la persona che noi in questo senso indichiamo anche metaforicamente è una persona che si ricorda di aver compiuto quell'atto. E allo stesso modo attribuiamo meriti alle persone in base al fatto che le persone hanno progettato alcune azioni per riuscire ad arrivare ad ottenere determinati risultati. Ecco, secondo Locke, un criterio fondamentale dell'identità psicologica è appunto questa capacità di rimanere nel tempo continui attraverso l'utilizzo della memoria.
La memoria è quello che permette di connettere passato, presente e futuro e di far sì che io sia io, perché mi ricordo quello che ho fatto prima e in base a questa capacità riesca anche a progettare quello che voglio diventare e avere quindi una continuità mentale. È una teoria che funziona molto bene nella vita pratica. Ma ora vediamo alcuni esempi e contraesempi. Beh, come vi ho detto, ci sono dei vantaggi che sono molto chiari. È quello, per esempio, di corrispondere molto bene alle nostre intuizioni su dov'è e dove risiede l'identità personale. E naturalmente uno degli esempi che vengono sempre fatti è se voi condannereste uno smemorato, cioè una persona che magari ha compiuto dei crimini efferati, tremendi nel passato, ma che poi a causa di un trauma ha completamente perso la memoria e quindi non si ricorda di aver commesso questi crimini. Che senso avrebbe punire questa persona? Secondo Locke non avrebbe molto senso, e anche la nostra intuizione ci dice che non avrebbe molto senso, perché di fatto una volta spezzata la continuità psicologica data dalla memoria, non è più la stessa persona. Sarebbe quasi sbagliato attribuire le responsabilità degli atti che sono stati compiuti in passato alla persona che oggi non si ricorda niente di quel passato lì. Questo è uno dei vantaggi, naturalmente, del rispondere molto bene a queste intuizioni. Però ci sono ancora degli svantaggi che vale la pena di considerare, e sono svantaggi piuttosto impegnativi. Per esempio, c'è uno svantaggio che è quello di essere un criterio sostanzialmente circolare per fondare la memoria, e cioè la memoria si fonda sull'identità personale, perché devo comunque riuscire a connettere delle memorie che riguardano sempre me. E a sua volta l'identità personale, Locke ci dice, si fonda sulla memoria. Questo è un tipico criterio di definizione circolare che in filosofia provoca sempre alcuni problemi. Il secondo è un problema anche qui di intuizione comune, cioè se stabiliamo il criterio dell'identità personale nella memoria, poi diventa molto difficile spiegare come le persone rimangono se stesse quando vanno a dormire, sono in coma oppure sono semplicemente svenute, proprio perché in questi stati di coscienza, la memoria viene comunque alterata, non è presente. Poi c'è un problema di memorie fallaci. Sapete, il tipico esempio della persona in manicomio, fortunatamente non ci sono più oggi manicomi, ma insomma nella rappresentazione un po' caricaturale, che crede di essere Napoleone ed è pronto a giurare di avere delle memorie, di ricordarsi le varie battaglie. Ecco, la memoria naturalmente può giocare dei brutti scherzi. E come ci dice anche benissimo Primo Levi nel primo capitolo di Se questo è un uomo. E poi c'è appunto il problema dei precursori biologici, che va veramente al cuore delle questioni oggi che riguardano da un lato le teorie filosofiche sull'identità e dall'altro le questioni della bioetica contemporanea. Il problema è questo. Normalmente noi crediamo di essere degli esseri umani che si sviluppano biologicamente a partire da embrioni e poi da altri precursori biologici, quindi zigoti, blastocisti e così via. Tuttavia, almeno nelle prime fasi della gestazione, gli embrioni non possiedono nessuna delle proprietà psicologiche che sono poi tipiche delle persone o comunque degli esseri umani adulti, tra cui per esempio la memoria. Quindi, se si ritiene che siamo, come dicevamo prima, in un senso numerico, la stessa identica cosa, e che però le persone siano definite da criteri solamente psicologici, allora quello che ne consegue è che non possiamo essere stati né embrioni né neonati. E questa è una conclusione evidentemente paradossale. Può sembrare una questione di lana caprina filosofica, ma guardate, in realtà non è così. È molto difficile scappare a questa conclusione. Se noi pensiamo di essere a un livello essenziale delle persone e di definire queste persone con criteri solamente psicologici, allora la conclusione che dobbiamo poi trarre è che non siamo mai stati degli embrioni o dei precursori biologici. Ed è un qualche cosa che a livello appunto filosofico richiede se non altro un'ottima ragione per essere spiegata, o una teoria addizionale. Inoltre c'è il cosiddetto problema dei troppi pensatori, un altro esempio tipico della filosofia della mente che discute questi casi. Che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che di solito noi siamo portati a pensare che quando guardiamo le persone dall'esterno, queste persone, il loro corpo sia comunque un organismo pensante. Se però definiamo queste persone con un criterio puramente di memoria o psicologico, beh, vuol dire che ci sono due pensatori nello stesso luogo. Da una parte il corpo pensante e dall'altra l'insieme delle proprietà mentali che però sono diverse dal corpo, altrimenti dovremmo definire l'identità di questo essere in maniera differente. Forse una di troppo, questo è il cosiddetto problema dei troppi pensatori. Per risolvere questi problemi, vediamo un'altra soluzione ora, che è la cosiddetta famiglia delle teorie biologiche dell'identità.
Un'alternativa, che adesso è sempre più popolare, è quella di negare che siamo essenzialmente delle persone e sostenere invece che siamo essenzialmente degli animali, delle entità biologiche che appartengono alla specie Homo sapiens, le quali, a seconda del grado di sviluppo e delle proprie particolari condizioni fisiologiche, possono o meno avere la capacità di pensare o di essere definite come delle persone. Definire che cosa vuol dire essere una persona oggi è un problema filosofico di per sé molto complicato. Però questa teoria biologica permette di lasciare abbastanza vaga questa soluzione, definendo il concetto di persona come l'avere o meno alcune capacità sopra certe soglie, per esempio la capacità di essere coscienti, o la capacità di parlare, o la capacità di articolare i propri progetti nel futuro. E chi sostiene questa posizione condivide l'intuizione che il criterio per mantenere l'identità numerica consista in una qualche forma di identità fisica o biologica. Che cosa vuol dire? Semplicemente che alla domanda perché rimaniamo noi stessi mentre cambiamo nel tempo, quando siamo degli embrioni o quando ci sviluppiamo, diventiamo degli adulti e poi dopo siamo semplicemente dei corpi e poi ci trasformiamo, è un criterio di continuità biologica. Siamo la stessa entità che si trasforma nel tempo. Anche questa teoria, come vedete, risponde a molte delle nostre intuizioni su dove stanno l'identità delle persone o la nostra identità e ha alcuni vantaggi rispetto a quella di prima che sono evidenti. La prima è che evita facilmente il problema dei troppi pensatori. In ogni momento c'è solo e semplicemente un pensatore, quell'organismo con il quale noi ci identifichiamo. Non ce n'è qualcun altro. La nostra identità non sta in qualche coscienza superiore staccata da questo corpo. Siamo semplicemente quell'entità biologica e organica. E poi spiega molto facilmente il rapporto con i nostri precursori biologici. E cioè noi siamo semplicemente stati loro prima. Eravamo prima degli embrioni, eravamo prima degli zigoti e così via dicendo. E loro sono stati noi. Quindi un'intuizione molto chiara e molto evidente. E poi ci aiuta a spiegare perché rimaniamo sempre noi anche se dormiamo, sveniamo o siamo in uno stato di coma permanente. Perché la nostra continuità numerica dal punto di vista biologico, tutto sommato, non è cambiata così tanto. Anche questa teoria, come tutte, ha però alcuni problemi o obiezioni che possono essere portate. Una di queste è quella che è incompatibile con la credenza che dopo la morte si possa mantenere una qualche forma di identità numerica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è incompatibile con il ritenere, o almeno sembra incompatibile, con il ritenere che noi potremmo rimanere noi stessi in qualche altra forma dopo la morte. Magari come anima, magari come spirito, questo dipende a seconda delle teorie che ognuno ha, delle credenze che ognuno ha su quello che succederà dopo la propria morte. Ma naturalmente, se noi ci identifichiamo con un corpo vivente, una volta che questo corpo muore, noi moriamo con lui. E questa è una delle conclusioni che magari per alcune persone può essere difficile da accettare, anche se questa teoria sembra la più convincente. Poi ha dei problemi a spiegare che cosa accade nei casi di trapianto. Questo è un altro esempio di quelli un po' fantascientifici, che però vi voglio portare perché è sempre presente nella letteratura quando si leggono questi problemi. E qui si immagina addirittura che sia possibile separare il cervello in due parti, cioè togliere la parte del cervello responsabile dei pensieri, della nostra cognizione superiore, dell'elaborazione della razionalità e trapiantarla da un'altra parte. Ecco, immaginiamo che poi le due persone, il corpo senza questa parte, rimanga magari in uno stato di coma e che questa parte trapiantata si svegli dentro un altro corpo. Secondo la teoria biologica, noi rimarremmo indietro. Cioè non seguiremmo la parte del nostro pensiero, ma rimarremmo con la maggioranza, per così dire, della nostra precedente continuità biologica. E questo sembra un po' strano, in effetti, perché vedete che come le teorie a volte hanno tra di loro dei conflitti, le nostre intuizioni hanno tra di loro dei conflitti. Da una parte ci sembra naturale rimanere dov'è il nostro corpo, dall'altra ci sembra naturale identificarci con il pensiero, la coscienza, la nostra progettualità. E questi schemi, questi esperimenti mentali, hanno proprio, sebbene di nuovo fantascientifici e un po' incredibili, però il compito di mostrarci quando queste intuizioni entrano tra di loro in frizione e magari cercare una soluzione migliore dal punto di vista teorico. E poi sembra essere molto meno utile rispetto alla teoria psicologica per attribuire la responsabilità morale a qualcuno. Noi sentiamo davvero che la progettualità, la storia delle persone, il loro essere dentro la propria progettualità, la memoria, la continuità psicologica è fondamentale. Se uno agisce dicendo ho rubato i biscotti perché il mio corpo aveva fame e mi ha fatto agire da solo,
Forse biologicamente c'è anche un senso nel quale questo si può sostenere, ma dal punto di vista di una madre o di un padre che deve rimproverare il bambino che ha rubato i biscotti, questa non è una spiegazione accettabile. È colpa tua, non dovevi farlo. Ed è colpa tua precisamente perché c'è stata un'intenzione, una progettualità, un criterio psicologico. Ora vediamo la terza e ultima alternativa, poi passiamo brevissimamente a vedere quelli che sono poi i problemi di bioetica ed aprire lo spazio alle domande. Beh, una terza alternativa è pensare, questa è relativamente recente, l'identità nei termini dell'identità narrativa. E infatti, come abbiamo detto all'inizio, ci sono grossomodo due domande che riguardano l'identità. La prima è quella di chiedere tu che cosa credi di essere, ma la seconda è chiedere tu chi credi di essere. E questa seconda domanda riguarda più quello che è appunto il concetto di identità narrativa. E infatti, quando si chiede a qualcuno tu chi sei, molto spesso le persone, ovviamente, a meno che siano filosofi analitici, non rispondono mai dicendo ma in base alle teorie della identità biologica o psicologica, ma di solito rispondono dal punto di vista di un'identità chiamata narrativa. L'identità narrativa significa semplicemente rispondere nei termini del protagonista di una storia. Quindi se qualcuno chiede a qualcun altro tu chi sei, di solito magari rispondo io sono Paolo, la persona che è nata qui, che ha attraversato questa esperienza, che adesso ha questi problemi, ha questi sogni, ha questo orizzonte di vita. E questa è un'altra area importantissima della nostra identità che le teorie di prima riescono solo parzialmente a coprire e per la quale appunto è stato coniato il concetto di identità narrativa. L'identità narrativa, come vedete qui dall'immagine che ho scelto di prendere per evocare esattamente queste sue caratteristiche, condivide delle importantissime similitudini con la scrittura. Per diversi motivi, qui tratteremo semplicemente tre ragioni. La prima è che richiede sempre di rispondere a queste domande di caratterizzazione sulla propria identità in prima persona. Io sono quella persona che ha fatto certe cose, io sono la persona che è fatta così e cos'ha. In secondo luogo, implica la possibilità di agire e di autocrearsi. Questo è un concetto importantissimo per la bioetica, come vedremo a breve. Cioè l'identità narrativa presuppone che il protagonista della storia sia libero di creare il proseguo della storia. Quindi noi abbiamo tutta quella possibilità di autodeterminazione, di autonomia, che come vedete un po' era già compresa nel criterio psicologico, e per esempio nell'esempio dei biscotti. Quindi una responsabilità, una progettualità, una dimensione di autocreazione. E poi una cosa molto importante è che è prospettica e retrospettica. Esattamente come un autore può scrivere un libro e quindi deve finire i capitoli della sua storia dopo, ma può anche tornare indietro e editare i capitoli precedenti. L'identità narrativa delle persone, di tutti noi, è un qualcosa dunque di fluido, che a volte scegliamo di raccontarci in una maniera, a volte scegliamo di raccontarci in un'altra, e magari fra 5 anni ci racconteremo, ci descriveremo noi stessi in una maniera molto differente, lasciando fuori alcuni aspetti della nostra vita o alcune esperienze e magari includendone altre. Ora, passiamo all'ultima parte di questo seminario, di questo webinar, che è quello che connette le tre teorie che abbiamo visto fino ad oggi con alcuni problemi fondamentali che riguardano le decisioni in ambito di bioetica e di decisioni non solo mediche, ma che riguardano proprio il progresso tecnico-scientifico. Naturalmente quello di identità è un concetto chiave in tantissimi dei dibattiti oggi di bioetica, molto spesso inconsapevolmente. E spesso la questione cardine consiste, come accennavo prima, nel problema della identità nel tempo, e cioè nel determinare se due entità separate nel tempo siano o meno la stessa identica cosa. Questo crea dei grossi problemi in etica, perché spesso noi tendiamo ad attribuire valori morali diversi a entità differenti. E perciò si pone la questione del se e del come qualcosa cambia nel tempo e debba o meno acquisire o perdere importanza dal punto di vista morale. In altri casi la questione centrale riguarda invece quello che conta per noi di più in scenari dove dobbiamo scegliere chi o che cosa salvare in situazioni dilemmatiche, il classico chi butteresti giù dalla torre, ma oggi non vedremo questo tipo di casi che pure sono molto interessanti. E qui vedete il problema, uno dei problemi centrali, se non altro il problema classico nel dibattito negli ultimi decenni, che riguarda appunto l'interruzione di gravidanza e la legittimità morale dell'aborto. La domanda fondamentale è se è mai permissibile interrompere una gravidanza. Questa è una domanda morale, naturalmente.
Però è una domanda che presuppone anche una certa idea riguardo ai criteri che noi vogliamo assumere di identità nel tempo. Perché sappiamo che gli esseri umani ovviamente si sviluppano, come dicevamo prima, da feti, e che i feti si sviluppano da embrioni e che gli embrioni si sviluppano da zigoti. Quindi, se è prima facie, cioè a prima vista, per così dire, sbagliato uccidere un essere umano, la domanda è se è anche prima facie sbagliato uccidere un feto, un embrione o uno zigoto, o distruggerlo. E capite che la domanda qui è una domanda profondamente morale e che parte di questa risposta dipende da quali criteri di identità scegliamo di adottare. Qui emerge una caratteristica, diciamo così, permettetemi, un po' tragica dell'etica biomedica contemporanea, che è la seguente. Noi siamo chiamati molto spesso a decidere su questioni letteralmente di vita o di morte, o comunque questioni che riguardano il benessere delle persone in senso profondo. E per farlo dobbiamo prendere decisioni difficili e spesso con delle teorie che non sono mai delle teorie perfette. Questa è una caratteristica tipica della moralità, dell'etica biomedica, della filosofia morale, e cioè che da Aristotele a Mill, da Kant a Peter Singer, sono alcuni dei grandi pensatori della filosofia morale, tutti hanno le loro teorie e opinioni, ma nessuno ha trovato veramente una soluzione che vada bene per tutti in tutti i casi. Alcune teorie convincono di più le persone in alcuni ambiti o su alcuni casi, altre teorie invece magari li convincono di meno. Se volete una immagine, forse un po' cruda, ma che io credo sia molto realistica, è quella della coperta sempre troppo corta. Le teorie morali, ciascuna teoria morale è sempre come una teoria un po' troppo corta, come una coperta un po' troppo corta. Nel senso che va bene per coprire alcuni casi, ci sembra sempre molto convincente per spiegare alcune cose o rendere conto di alcune domande che abbiamo, ma per altre domande, per altri scenari, magari ci sembra meno convincente. E non importa dove si tirano le varie teorie, è praticamente impossibile coprire tutti i casi in maniera convincente, in maniera da convincere tutti quanti della bontà di quella soluzione. Ciò detto, torniamo alla questione che stavamo trattando. E la domanda fondamentale qui, adesso abbiamo gli strumenti per poterla vedere in questa ottica, è che ci sono due differenti questioni in gioco. Beh, una riguarda il se siamo numericamente identici ai nostri precursori biologici. E qui noi abbiamo visto prima che ci può rispondere in diversi modi, a seconda del fatto che siamo più favorevoli a una teoria a base biologica, oppure psicologica, oppure narrativa. Chiaramente, differenti criteri di identità porteranno a rispondere in modo diverso alla domanda quando iniziamo noi. Come dicevamo prima, un criterio psicologico è di fatto incompatibile con un'identificazione a livello numerico con i nostri precursori. Un criterio biologico invece sì. Però un criterio biologico porta con sé un'altra conseguenza, che forse altri riterranno non controintuitiva, ma difficile da sposare, e cioè il fatto che se noi siamo identici numericamente ai nostri precursori biologici, allora di fatto interrompere dopo magari la seconda settimana una gravidanza equivale di fatto a uccidere un essere umano esattamente come siamo noi. E poi c'è un'altra domanda morale, perché la questione naturalmente non finisce, questa è una domanda di teoria filosofica, la prima domanda. La domanda morale riguarda le implicazioni morali che possiamo trarre, quindi etiche, dall'intrattenere una certa relazione di similità e differenza rispetto ai nostri precursori biologici. Cioè, a prescindere da come noi pensiamo la questione secondo i criteri di identità, poi dobbiamo decidere sempre se le conclusioni sono giuste o sbagliate e se quello che possiamo fare è giusto o sbagliato. Per esempio, qui si possono creare dei contrasti. Quella cosa importante che mi preme fare passare come messaggio di oggi è che rispondere ad A, quindi la domanda che riguarda la teoria filosofica, non significa necessariamente anche rispondere a B, perché in etica non si può mai derivare un si dovrebbe da un è, cioè una cosa è così e quindi è buona o cattiva. Dal fatto che c'è stata la schiavitù in passato, un fatto non si può derivare il fatto che sia un qualcosa di per sé di moralmente buono o di moralmente cattivo. Servono altri tipi di argomentazioni, argomentazioni di tipo squisitamente etico. Ecco perché per interpretare le posizioni oggi nel dibattito su una domanda così centrale come quella dell'etica dell'interruzione di gravidanza e dell'aborto, è utile vedere le posizioni che ciascuno ha come la funzione di due cose.
Uno, la propria teoria dell'identità rispetto a quelle che abbiamo visto prima, un criterio biologico, uno psicologico o uno narrativo. E poi due, la propria sensibilità morale. La sensibilità morale vuol dire quello che noi sentiamo che è giusto o sbagliato in questi casi. E il problema è che a volte uno e due possono sembrare in conflitto. Per esempio, si può essere contrari all'aborto, ma sostenere un criterio psicologico di identità, per cui i feti non sono persone. Quindi una persona può avere una posizione morale, contraria all'interruzione di gravidanza per altre ragioni, eppure avere un criterio secondo il quale noi siamo diversi dai nostri precursori biologici. Oppure si può essere favorevoli all'interruzione di gravidanza, ma sostenere comunque un criterio biologico di identità, per il quale quasi ogni aborto, quello prima delle 2 settimane non conta perché non siamo ancora a livello della divisione univoca di individui e quindi non c'entra con l'aborto, con l'interruzione di una vita individuale. Per il quale dicevo, quasi ogni aborto implica però l'uccisione di un essere umano. Quindi si può avere da un punto di vista filosofico un'attrazione per quella che è la teoria biologica dell'identità e contemporaneamente però essere favorevoli. E quindi poi bisogna avere, come dire, un'altra teoria accessoria, una maniera di scappare alla conclusione per la quale ogni interruzione di gravidanza comporta di fatto l'interruzione di una vita individuale. Quando questo genere di contrasti accade, occorre appunto ricorrere a una diversa teoria complementare che risolva o eviti tale conflitto. Per esempio, chi sostiene un criterio psicologico di identità ma è contrario all'aborto può sostenere che anche se i nostri precursori biologici non sono noi, tuttavia hanno il potenziale di diventare noi, o che l'aborto è sbagliato perché preclude a tale entità la possibilità di avere un giorno un futuro come il nostro. Quelli che vedete qui sono due argomenti oggi classici nella letteratura di etica biomedica, soprattutto di chi appunto sostiene la contrarietà all'aborto e deve fornire delle ragioni. E queste sono due ragioni fondamentali che vengono spesso fornite. La prima è appunto quella dell'argomento del potenziale, non sono noi ma potrebbero diventarlo nel corso dello sviluppo. E la seconda è che è sbagliato precludere a chiunque la possibilità stessa di vivere un giorno un futuro come il nostro, da persone che vivono una vita individuale nel pieno sviluppo. Allo stesso modo si può fare il contrario sostenendo l'altro tipo di conflitto, per cercare di evitarlo. Quindi si può accomodare una posizione, diciamo così, liberale sull'aborto che lo permetta, naturalmente entro certi limiti, entro certe condizioni, per determinate condizioni, con un impegno rispetto al criterio biologico, sostenendo la posizione degli interessi nel corso del tempo, in base alla quale il valore morale di qualcosa dipende non solo da ciò che quella cosa è, ma anche da quanto ha investito sul suo futuro fino ad allora. Per cui chi sostiene questa posizione ritiene che, per esempio, una persona adulta con una vita relazionale intensa, con una progettualità, e una vita emotiva ben formata e ben sviluppata, abbia un valore morale superiore, per esempio, a una persona che magari è sempre una persona, però magari in seguito a un trauma non ha più la possibilità di pensare, di parlare, perché magari è in uno stato di coma permanente. Alcune persone sostengono questo genere di posizioni appunto per cercare di accomodare un criterio biologico con una posizione morale più permissiva per quanto riguarda l'interruzione di gravidanza. Ecco, qui vedete di nuovo il punto centrale, cioè come molto spesso le teorie filosofiche o i nostri schemi, le nostre intuizioni su questioni fondamentali come quella che riguarda la questione di che cosa siamo, di chi siamo, si intersecano poi con le nostre posizioni morali e determinano alcune posizioni o argomentazioni per quanto riguarda le scelte mediche. Ora vi introduco brevemente altri tre problemi che hanno la stessa struttura e con i quali, se volete, poi possiamo approfondire nel corso dello spazio che sarà lasciato alle domande. Beh, il primo è il problema delle direttive anticipate o del cosiddetto testamento biologico. Voi sapete che oggi parliamo molto di diritti per quanto riguarda il fine vita, le cure, il consenso informato, quindi la relazione medico-paziente. Le direttive anticipate semplicemente sono un documento che oggi, dopo il passaggio della legge 219 del 2017, sono appunto un documento nel quale le persone possono indicare in anticipo quali terapie desiderano ricevere o rifiutare in previsione di una futura incapacità, per esempio a causa di una malattia degenerativa, oppure una malattia
che li potrebbe colpire in maniera subitanea oppure a causa di un trauma. E qui ci sono tantissimi problemi che riguardano l'identità personale delle persone. Ve ne racconto una storia che si conosce bene in letteratura e che io credo illustri bene questi problemi come sono strutturati. La cosiddetta storia delle polpette. In sostanza si ha questa persona che ha avuto nel corso della vita, purtroppo è stata colpita da una malattia degenerativa. E per la neurodegenerativa e per la quale oramai non si ricorda praticamente più niente di chi fosse in precedenza. Tuttavia ha ancora un minimo di relazioni personali con i compagni di stanza, non riconosce la figlia che lo va a trovare molto spesso, però quando la figlia c'è parlano di alcuni argomenti, anche se poi naturalmente i discorsi cambiano molto repentinamente soggetto, e dopo poco tempo questa persona non si ricorda più di che cosa hanno conversato. Però questa persona, per esempio, aspetta ancora l'ora del pranzo perché comunque trova ancora del giovamento, del piacere dal consumare i pasti. Il problema è che questa persona va matta assolutamente per le polpette, va matta assolutamente per le polpette che servono in questa struttura sanitaria. Il problema è che la persona era, nella sua vita precedente, una persona convintamente vegana, mentre le polpette sono di carne. Quando la figlia, questo è un caso reale, scopre che al padre vengono somministrate le polpette anche su sua richiesta, perché si vede che gli piacciono così tanto, decide di fare causa alla struttura sanitaria. Sulla base di cosa? Sulla base del fatto che questa persona di fatto non fa parte della sua identità. E che nelle sue dichiarazioni anticipate di trattamento, in quel caso si chiamano living will perché era un altro paese, aveva indicato di non voler ricevere cibo che non fosse cibo vegetariano o vegano. E voi capite che qui è un problema di identità. Cioè, quella persona che adesso è in quella condizione, in realtà chi è? È la persona di prima o una persona completamente diversa? E le volontà che questa persona ha prima espresso tramite le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento devono valere ancora per la persona di oggi, a cui quelle polpette piacciono tantissimo e non ha più le credenze che aveva prima. In che misura l'identità, in questo senso narrativa e psicologica, si applica e arriva in contrasto con l'identità biologica, in questo caso, la continuità biologica di questa persona che chiaramente è sempre lei da un punto di vista di continuità fisica. Poi c'è un altro problema fondamentale che è il problema di stabilire un criterio per la morte e anche qui, come è difficile decidere all'inizio, quando inizia la vita individuale è sorprendentemente difficile anche indicare esattamente quando finisce. E poi c'è un altro problema che è quello di trattare i pazienti affetti da disturbi dissociativi di identità. Questi ultimi due problemi li tengo lì se vi interessano poi durante le domande. Li possiamo trattare. Chiudo con appunto le ultime due questioni che mi interessa collegare al discorso che abbiamo fatto oggi sulle teorie dell'identità e la bioetica. Un altro problema interessante che riguarda l'inizio della vita individuale è la possibilità oggi di fatto di intervenire sul genoma in fase prenatale e modificare quello che è il genoma di futuri nascituri. Questa era un'alternativa che pochi anni fa era fantascienza completa, ma oggi, grazie a tecnologie come CRISPR-Cas9, che è una tecnologia appunto di editing del genoma, con il quale si possono con grande precisione e a un costo relativamente contenuto modificare i genomi di tutti gli esseri viventi, compresi degli esseri umani, non è più fantascienza. Di fatto oggi si può fare. Questi interventi sono interventi che possono essere usati come terapie, per esempio per curare alcune patologie, come la corea di Huntington, per esempio, o la fibrosi cistica, che sono naturalmente malattie terribili e grazie a questi strumenti speriamo a breve di poter curare, ma possono anche essere utilizzati per così dire per avere dei potenziamenti, cioè per intervenire sul genoma in maniera da conferire ai futuri nascituri delle caratteristiche migliori di quelle che la lotteria della natura altrimenti assegnerebbe loro. Per esempio, magari se vogliamo dei figli molto alti, oppure abbiamo un'idea che vogliamo dare loro un certo colore degli occhi, oppure in futuro riusciremo a capire meglio la relazione tra alcune caratteristiche, per esempio quale l'intelligenza o la prestanza fisica o la resistenza alle malattie. Beh, con queste tecnologie non è fantascienza immaginare
di poter modificare il laboratorio, il genoma, in fase prenatale, quindi di selezionare i geni che vogliamo, e poi quindi di creare quelli che vengono chiamati bambini designer baby, cioè nascituri che sono stati progettati a tavolino. E naturalmente la questione etica qui riguarda sempre la questione dell'identità, ma di nuovo ci sono due lati della questione. La prima è in che misura questo tipo di tecnologie vanno a modificare l'identità dei futuri nascituri. E la seconda, che è la domanda veramente morale, è se è lecito e entro quali limiti è lecito usare queste tecnologie o per scopi di terapia o per scopi di potenziamento. L'ultimo problema è un problema di nuovo molto filosofico, però è un puzzle interessante dal punto di vista morale. È il cosiddetto problema della non identità. Proposta da Parfit, Derek Parfit, in questo libro molto bello che si chiama Reasons and Persons, e Parfit cerca in questo libro, in un certo senso, di rimediare ad alcuni dei problemi della teoria che abbiamo visto di Locke. È un libro abbastanza complicato, ma è uno dei grandi libri della filosofia morale dell'ultimo secolo, molto raccomandato. E in questo libro lui propone il problema della non identità. Che cosa vuol dire? Supponiamo che una donna riceva il consiglio di evitare gravidanze fin tanto che non ha finito le cure che sta svolgendo in quel momento, altrimenti il bambino che nascerà nascerà con un lieve ritardo cognitivo. Questa donna decide però di ignorare del tutto il consiglio e dà alla luce un bambino che in effetti ha un tale ritardo cognitivo. Beh, la nostra intuizione è quella che questa persona ha fatto qualcosa di sbagliato, moralmente sbagliato, eticamente sbagliato. Bastava aspettare un po' e il bambino sarebbe probabilmente nato sano. Ma è sorprendentemente difficile giustificare il perché questa intuizione ci appare così chiara e perché questo atto ci appare così sbagliato. E infatti, da una parte, questa donna non può aver fatto un torto al nascituro, cioè al bambino che di fatto è nato con un lieve ritardo cognitivo, perché altrimenti il bambino non sarebbe nato se la donna avesse aspettato. E quindi di fatto non si può dire che ha fatto un torto a questo bambino, perché la soluzione, l'alternativa sarebbe stata la non esistenza, appunto. E quindi è meglio nascere con un lieve ritardo cognitivo, si può sostenere, piuttosto che non nascere affatto. Dall'altro non può aver fatto neanche un torto al bambino che sarebbe nato altrimenti senza ritardo, dato che non si può fare un torto a qualcuno che di fatto nemmeno esiste. Il problema della non identità quindi è il problema di giustificare perché ci sembra che questa scelta sia stata sbagliata e di mappare quelle che sono le nostre relazioni per quanto riguarda appunto i problemi di beneficenza e quello che dobbiamo agli altri nei nostri rapporti di uni con gli altri. Con questo abbiamo concluso il webinar di oggi, il contenuto principale, che vorrei riassumere con voi in 3 punti. Primo, che il concetto di identità, il criterio, le teorie che noi adottiamo sono centrali in moltissimi dibattiti di bioetica, dall'aborto alle dichiarazioni anticipate di trattamento, dal criterio della morte piuttosto che ad altre questioni, come quella della non identità, forse più filosofiche. A seconda del concetto di identità che si sostiene, si sarà portati a usare argomentazioni differenti per sostenere o obiettare la permissibilità morale ed etica di alcune pratiche, dall'aborto alle modifiche genetiche prenatali, e per questo è spesso utile analizzare gli argomenti di bioetica avente presente la relazione tra argomenti filosofici di fondo e questioni di sensibilità e giustificazione morale. Ora, io prima di aprire lo spazio alle domande, vi lascio questa slide con alcuni approfondimenti se siete interessati a ricostruire un po' di queste argomentazioni. Trovate tutti questi riferimenti e vi consiglio, per esempio, riguardo all'etica del genoma, di cliccare voi stessi il link che vedete in fondo alla pagina, perché è uno dei documenti che abbiamo realizzato col Comitato Etico di Fondazione Veronesi, proprio per spiegare quali sono queste tecnologie, che cosa consistono e quali sono i vari dilemmi o le varie domande morali che si portano appresso. Io vi ringrazio adesso per avermi ascoltato per così a lungo e volevo sapere se ci sono delle domande, ora guardo qui e vedo se riusciamo a rispondere ad alcune di queste domande. Beh, c'è una domanda molto generale e anticipo un punto di prima. Come approfondire le questioni di bioetica? Le questioni di bioetica, dicevo, sono questioni molto spinose per 2 motivi. Uno perché siamo poco abituati a parlare di questioni che riguardano la morale e poi perché riguardano questioni molto delicate.
Il mio invito è non solo approfondire alcune delle cose che vedete qui, appunto nell'ultima slide, ma è quella di cercare di iscrivervi a un seminario che sarà live, quindi ci potremo incontrare di persona, il 18 di marzo di quest'anno. Ci si iscrive andando sul sito Mondadori Educational. In uno dei seminari che avrò il piacere di condurre con chi vorrà essere presente, affronteremo precisamente questa questione. Come introdurre, grazie a un gioco, le argomentazioni di bioetica. È un gioco, quello di Villa Orchidea, che io ho svolto con tantissime classi ormai, che non richiede nessuna conoscenza pregressa di filosofia morale e che tutti possono fare. Si tratta di un gioco di dare le ragioni, con alcune regole del gioco, rispettare le opinioni degli altri. E soprattutto è un gioco che ci mostra come in realtà le cose che molto spesso noi riteniamo di essere più sicuri, per esempio le questioni che riguardano la nostra identità, rispondere alla domanda chi sono io, forse con una maggiore riflessione non solo non ci appaiono più così salde, ma si crea uno spazio per una differenza legittima di opinioni, perché persone diverse possono intrattenere sulla stessa questione legittimamente posizioni morali differenti. E però dobbiamo decidere assieme. Quindi si tratta sia di stabilire delle regole per una buona discussione, sia delle regole su come possiamo ricomporre i conflitti morali, perché di fatto viviamo in una società, la nostra, che è una democrazia laica e liberale, nella quale il pluralismo morale è di fatto un valore fondamentale, nel senso che non c'è un'autorità suprema che dice come dobbiamo pensarla tutti riguardo a questioni che appunto possono anche essere in maniera legittima divisive. Ma che sempre di più, guardate, definiranno la nostra vita di cittadini e come società. E io credo che sempre di più ci troveremo a discutere da diverse angolazioni nelle lezioni di filosofia o all'inizio delle lezioni in classe, semplicemente perché le nuove tecnologie impatteranno veramente la vita di tutti e anche le nostre modalità di apprendimento nel futuro. Beh, ci sono delle altre domande che riguardano, per esempio, la legge per quanto riguarda la modifica del genoma di oggi. Beh, oggi noi non possiamo modificare il genoma e le sperimentazioni sono in un certo senso bloccate per alcune linee di ricerca e per altre stanno andando avanti. Bisogna chiarire due cose qua, molto importanti. La prima è che riuscire a modificare il genoma anche su le fasi iniziali sui nostri precursori biologici può essere importantissimo per sviluppare delle terapie, magari su embrioni che non possono essere reimpiantati, per esempio, e che in ogni caso non porterebbero a poter sviluppare un individuo completo. Naturalmente qui entrano in gioco le posizioni di prima, cioè quello che noi riteniamo essere lo statuto morale dei vari embrioni. Però, secondo molti ricercatori, le sperimentazioni possono essere fondamentali per trovare delle cure che possono veramente salvare milioni di persone da condizioni terribili. Attualmente non è possibile sperimentare modificando il genoma con queste tecniche e poi portare alla nascita di un essere umano completamente formato. Questo non vuol dire che non sia stato fatto. È di 2 anni fa la notizia che un ricercatore cinese ha di fatto portato due gemelline con queste tecniche. Ha modificato il loro genoma e poi le ha portate fino alla nascita. Il caso è stato condannato in maniera universale dalla comunità internazionale, che ha proposto poi una moratoria universale sull'utilizzo di queste tecniche per diversi motivi. Il primo motivo è che queste tecniche sono molto precise, ma non sono perfette. Noi sappiamo oggi anche dai dati preliminari che questo ricercatore aveva presentato, mai completi, che ci sono stati degli errori di trascrizione e di modifica del genoma. Magari questi errori non riguardano niente di serio, ma magari questi errori impediranno a queste bambine un giorno di avere lo stesso grado cognitivo, di sviluppare il linguaggio esattamente come lo sviluppano altre persone. E chi avrà il coraggio loro di dire che sono state le prime cavie di fatto di un esperimento che non era stato eticamente mai approvato prima? E arriviamo all'altra questione fondamentale di questi esperimenti, e cioè il fatto che a meno che non vengano fatti per salvare una entità, un essere biologico, un futuro essere umano, un potenziale essere umano, dallo sviluppare una condizione incompatibile con uno standard minimo di vita, queste tecniche non dovrebbero essere al momento utilizzate, proprio perché ancora rischiose, ancora sperimentali, non ne vale la pena per così dire. E invece questo ricercatore le utilizzò con la scusa di voler impedire
il contagio tra i genitori e il nascituro del virus dell'HIV. Ma noi oggi abbiamo moltissime altre tecniche, molto efficaci per prevenire questo contagio. Non c'è alcun bisogno di utilizzare una tecnica fantascientifica, non sperimentata, e poi portare alla nascita davvero questi esseri umani. Ora, queste bambine, il governo cinese sembra averne certificato l'esistenza, non si sa esattamente chi siano o dove siano. C'è da augurarsi appunto che siano gli unici casi al momento per i quali sia stato permissibile, o perlomeno la legge non è riuscita a prenderle in tempo, fare questo tipo di sperimentazioni. Questo non vuol dire, dall'altro lato, che non dobbiamo approfondire queste conoscenze scientifiche, proprio perché moltissime persone potrebbero avere una vita completamente diversa, priva di sofferenza, se riuscissimo, e oggi stiamo facendo passi da gigante, a padroneggiarle. Sì, ci sono altre domande che guardano, per esempio, a un criterio di identità numerico-biologica più forte che attualmente quello del genoma di una specie. Sì, lei ha ragione, chi fa la domanda, infatti molti di quelli che oggi sostengono una teoria di tipo biologico poi di fatto la declinano a livello proprio molto più pratico con le conoscenze di biologia molecolare di oggi. Questo significa esattamente fare riferimento al genoma, addirittura all'epigenoma. Che cos'è l'epigenoma? È di fatto come il genoma interagisce con l'ambiente. Per farvi un esempio molto semplice per chi non è familiare con questi concetti, prendete due gemelli e metteteli in due ambienti, fateli crescere in due ambienti completamente diversi. Due gemelli, ovviamente, con lo stesso genoma, un genoma se non altro simile identico al 99,9%. Il primo gemello cresce in un ambiente dove c'è molto cibo, dove ci sono tutti i nutrienti, non ci sono inquinanti, il secondo invece nasce strutturalmente in una condizione di fame, con diverse malattie, con un ambiente molto inquinato. Ecco, se voi vedete questi due gemelli dopo 20 anni, 30 anni, troverete che sono probabilmente molto differenti, anche se avevano il genoma iniziale estremamente simile, e anche che il loro genoma è cambiato, perché il genoma naturalmente reagisce all'ambiente nel quale ci troviamo a vivere. Quindi lei ha assolutamente ragione. E per quanto riguarda invece la seconda parte della sua osservazione, anche qui sono abbastanza d'accordo, come dicevo prima, la seconda parte fa riferimento al fatto che le scelte etiche personali sono di fatto scelte individuali. Questo è vero e io credo che occorra veramente riuscire a capire come maneggiare queste questioni così importanti come le scelte morali, per avere anche un buon dialogo con gli studenti. Io non ho attualmente delle classi, insegno molto spesso all'università, oppure ai primari, a medici e infermieri, però lavoro molto spesso con i ragazzi come divulgatore e so che quando si riescono a instaurare delle buone conversazioni, si hanno delle buone tecniche per approcciare i ragazzi su queste questioni, vengono fuori delle discussioni molto interessanti. I ragazzi sono i primi a essere interessati a discutere questi temi. Quindi è vero che ci sono opinioni personali, però esattamente come le emozioni, per così dire. Bisogna sapere, come dire, anche imparare a riconoscerle, gestirle, interpretare queste opinioni, coltivarle, confrontarle con gli altri. Quindi vale assolutamente la pena di approfondire non solo le teorie filosofiche di oggi per riuscire a dare un senso, una forma alle nostre intuizioni, ma anche per riuscire a metterle in comunicazione gli uni con gli altri. Purtroppo il tempo a nostra disposizione adesso è terminato. Io vi ringrazio sentitamente di avermi prestato la vostra attenzione durante questo webinar. Vi ricordo altri due webinar che hanno un argomento diverso, ma che secondo me vale assolutamente la pena di seguire perché li tengono due mie colleghe di Fondazione Veronesi. Il 25 febbraio ci sarà Chiara Segre, della nostra supervisione scientifica, che è bravissima, e il 2 aprile ci sarà Elena Dogliotti, che è la responsabile per quanto riguarda Fondazione Veronesi, dell'area che riguarda la nutrizione e l'alimentazione. Anche lei è bravissima, vi consiglio vivamente di partecipare e di seguirli. Io vi ringrazio e trovate tutti i materiali nell'ultima slide. Speriamo di vederci il 18 di marzo quando faremo il seminario live. Vi potete iscrivere, ve lo ricordo, sul sito di Mondadori Educational. Grazie ancora.